In questo video voglio mostrarvi come installare i driver per Windows 10 utilizzando l'utility HP Image Assistant in modalità offline. Questo significa che, come vedrete nel video, io lancio uno script. Dentro questo script o batch file lancio il comando HP Image Assistant con varie opzioni, e tra queste opzioni c'è appunto quella che si chiama offline mode, che fa sì che Image Assistant vada a cercarsi i driver in una cartella indicata con quell'opzione. In questo caso la cartella l'ho precedentemente copiata all'interno del disco C di questo portatile. Però potrebbe essere anche una cartella condivisa sulla rete da un server a cui questo PC dovrebbe avere accesso, ovviamente, perché è più comodo avere una scheda in rete che copiarsi manualmente tutti i driver sul PC. Lanciando questo comando con una share su un server, come vedrete, succede comunque anche qua. Tutti i softpack che devono essere installati vengono presi da questa cartella indicata da questa opzione offline mode e copiati localmente sul disco C e dopodiché estratti e installati. Quindi adesso vedrete che una volta finita l'analisi del PC, i file vengono, cioè passa la scritta download, però qui il download è da disco C a disco C, se fosse stata una scena in rete, dal server in rete al disco C locale. In questa cartella, come vedete, nella cartella download viene chiamata col nome del PC, quindi leadbook 845 G7. Quindi i file vengono estratti lì dentro e poi viene eseguito il comando installazione, che è quello che sta succedendo. E nel giro di pochi minuti, ovviamente al termine della copia da una cartella all'altra, se fosse in rete probabilmente la copia di file ci metterebbe qualche minuto in più rispetto al disco C, tra disco C e disco C, su un disco SSD come in questo caso. Quindi, come vedete, i driver sono stati estratti e vengono installati uno alla volta. E man mano che vengono installati, vedete che in Device Manager i vari dispositivi che non hanno un driver, il driver viene installato e avviato. Quindi man mano passano i minuti, ma sono veramente pochi. Totale, ci ha messo, questo video è 6 minuti e mezzo. Tutti i driver sono installati e il PC è pronto. Immaginatevi di poter fare questa cosa su centinaia o migliaia di computer. Basta lanciare un singolo comando per l'installazione dei driver, basta specificare la cartella da dove questi devono essere presi. Come creare la cartella di partenza? Per quello ci sono, si può usare HP Image Assistant oppure usare dei comandi dei PowerShell che HP mette a disposizione attraverso l'HP Client Management Script Library. Io ho utilizzato questo secondo metodo perché con uno script scarico e suddivido i softpack per 50-60 modelli diversi di computer. Li preparo tutti compatibili con Image Assistant in modalità offline. Se siete interessati, fatemi sapere, vi posso girare gli script che io utilizzo. Come vedete, per ultimo siamo arrivati alla parte audio e sta anche configurando quello che è l'LTE, adattando l'LTE alla country di utilizzo, quindi viene installato anche il firmware. Adesso è stato applicato il driver video, per questo che è sparito per qualche secondo l'immagine. Buon. Installazione terminata, tutti i device senza driver sono spariti. Ci sono dei file che vedete, README, per poter andare a leggere, dove ti dice cosa è andato bene e cosa non è andato bene, ma qui si vede che è andato tutto bene perché non c'è più neanche un dispositivo che non abbia un driver. Sta ancora finendo la parte di mobile broadband, presumo che stia in qualche modo aggiornando il firmware dalla scheda LTE che è presente nel softpack relativo.
quindi dobbiamo aspettare che finisca e che scompaia quella finestra prima di dirsi conclusa l'installazione dei driver. Spero che il video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Se avete qualche commento da fare, scrivetelo sotto nella parte destinata ai commenti. Grazie per la visione, vi saluto, ciao.